Padre, fate attenzione, Guglielmo. Domenica, sei davvero un imprudente. Poteva essere un disastro. Vi giuro che non capisco come sia potuto succedere. Per fortuna ce ne siamo accorti subito. Domenica, sono semplicemente sconcertata. Simili disattenzioni non sono plausibili, nemmeno alla tua età. Oh, signore, sono davvero mortificata. Dio, che spavento. A farmene una ragione. Posso ancora credere. Prego, perdonatemi. Farò più attenzione d'ora in avanti, ve lo prometto. Va bene, basta adesso. Ora è tutto risolto, basta. Smettila di piagnucolare. Sarebbe meglio che andassi a pulire la cucina. Su, muoviti. Ti aiuto io, Domenica. Io vado a vedere la mamma. Sono sicura che si è svegliata con tutto questo baccano. Non è possibile, non è possibile. Io l'avevo detto, Guglielmo. Dobbiamo trovare un'altra persona. Domenica è troppo vecchia. Non è più in grado di mandare avanti questa casa. Affronteremo questo problema domani, oggi. Padre! Padre! Che succede, Lucia? La mamma non è nella sua stanza, non c'è! Cosa? Carlotta pensava che voi potreste prendervi cura della signora fino alla sua completa guarigione. Non sappiamo quale sia il suo male, ma da diversi giorni non è più cosciente. Me ne occuperò io, figliolo. La signora è Maria Tebaldi. So molto bene chi è la signora. La conosco. Dite pure a Carlotta che può stare tranquilla. Qui la cureremo nel migliore dei modi. E non ne faremo parola con nessuno, ve l'assicuro. Qui sarà in buone mani, nelle mani del Signore. Oh, Dio mio. Santo cielo, non è possibile. Come avrà fatto ad alzarsi? Riusciva a malapena a muoversi. Io sono pronta. Andiamo a cercare Maria. Maria. Maria Tebaldi Lynch. Chi l'avrebbe mai detto che tutte e due saremmo finite qui in questo convento? Se 20 anni fa il Signore mi avesse detto che mi avrebbe scelto per curarti e per proteggerti da quell'uomo, non l'avrei mai creduto. Riposa, Maria. Veglierò io il tuo sonno. Non permetterò che in fondo al mio cuore ci sia rancore, ci sia orgoglio. Questa è una prova molto importante per me. Io dimostrerò di essere degna dell'abito che indosso. Gitana! Gioacchino! Milagro, sei tornata! Evviva! È tornata con Catriel! Milagro, Gitana! Giulia! Milagro, sei tornata finalmente! Ciao, Rosso! Da quanto non ci vediamo? Io lo sapevo che ci saremmo rivisti, amico mio! E così è stato! Catriel, ci sono tornata! Il nostro amico è tornato insieme a noi! E non sono mai stato felice come lo sono ora! Silenzio, fate silenzio! Gitana, vieni qui! Ma c'è una cosa molto importante, amici! Per favore! Vieni qui, parla, ti ascoltiamo! E voi fate silenzio! Dovete ascoltarmi tutti! Voglio che il nostro circo diventi bellissimo! Dobbiamo darci tutti da fare! Perché, piccola Perché mia? Celebreremo un matrimonio! Sì, faremo lo spettacolo più importante della storia del circo! Un matrimonio! Perché mi sposo con Catriel! Mi sposo con l'uomo che amo! Bella notizia, sì! Non avrei mai pensato di poter essere tanto felice! E lo sarai sempre di più! Te lo prometto! Oh!
Zia, l'avete trovata? No, mia cara. Purtroppo no. Non può essere svanita così nel nulla. Qualcuno deve pure averla vista. Siamo stati dappertutto. Abbiamo chiesto a tantissime persone. Ma... la chiesa? No, no, mia cara. Padre Oreste ci avrebbe senz'altro avvertiti. È perfettamente a conoscenza delle condizioni in cui versa tua madre. Come è potuto succedere, zia? Come? Dove sarà ora? Cos'è successo? Cos'è successo? State calma. State calma. Dove sono? Sono nella mia casa. Lucia. Dovete stare tranquilla. Siete fra persone amiche. So che è una cosa terribile, Lucia. Ma devi essere forte. Maria non può essere andata molto lontano. Tuo padre ha mandato i suoi uomini a cercarla. Perlustreranno ogni angolo di Santa Maria. Può darsi che sia andata a Villa Speranza. Dio lo voglia, Lucia, Dio lo voglia. Perché se fosse andata lì sarebbe al sicuro e inoltre ci avvertirebbero immediatamente. Che Dio ti ascolti, figliola. Speriamo che mia sorella sia andata a Villa Speranza. La zia non era nelle condizioni di affrontare un viaggio. Non dimenticate che è stata priva di conoscenza per 2 giorni. Comunque non dobbiamo disperare. Presto Maria tornerà, sana e salva. Guglielmo riuscirà a trovarla. Dobbiamo avvertire Augusto. No. Ma lui forse può fare qualcosa. No, tesoro, no. Tuo padre e io abbiamo concordato che nessuno deve venire a saperlo. Ma zia, Augusto fa quasi parte della famiglia. È proprio questo il punto. È quasi uno di famiglia, ma per adesso non lo è. Non hai pensato a cosa direbbero i suoi genitori se sapessero quello che è successo? Rosalba, sei proprio sicura di quello che stiamo per fare? Non possiamo permettere che commetta questo errore. Tu dimentichi che Augusto è un uomo ormai. Sì, e noi siamo i suoi genitori. Gli dobbiamo parlare, Rinaldo. E al più presto. Generale Alchieri, è accaduto un fatto molto grave. Prego, accomodatevi. Vi ascolto. Voi conoscete mia moglie, generale? Oh, sì, certo. Da diverso tempo lei si prende cura di orfani e giovani fanciulle abbandonate. Mm-hmm. Molto bene. Una di queste è stata condotta via con la forza, è stata rapita. Com'è possibile? Sì, generale. È da un indio. Da un miserabile indio. Questa è davvero una cosa molto grave. L'avete detto. E mia moglie è disperata, vuole andare a cercarla personalmente. No, sarebbe una follia, no? È proprio per questo che richiedo il vostro intervento. I nostri valorosi soldati devono difendere sempre l'incolumità dei figli di questa nobile terra. Se voi mi autorizzate, io stesso sono disposto a partire con alcuni uomini per iniziare le ricerche. Credo di sapere dove possono essere nascosti. Piano, piano. Ah, ti sei fatto male? I piedi. Mettetelo qui. Questo dove lo metto? Brigati, Gioacchino, lo mettiamo qui. Sai una cosa? Cosa? Ho sempre pensato che se avessi avuto la fortuna di incontrare l'uomo della mia vita, mi sarei sposata qui. Ah, sì? Sì. Ah, sì? Sì, In questo posto. So che tutte le altre ragazze sognano di sposarsi in chiesa. Io invece ho sempre sognato di sposarmi sulla pista di questo circo, che mi è tanto caro e che mi ha dato tanti momenti di felicità. E dove adesso potremo cominciare una nuova vita. Esatto. Una nuova vita. Non avrei mai immaginato, amore mio, di là, che sarei stato tanto felice come... Ehi,
piano, andateci piano. Ma guardate un po' questi due. Guardateli che carini, ma guarda tu, sarà mai possibile? Che? E me lo chiedi pure, che bella faccia tosta. Credete che non vi tenga sotto controllo? Vi sbagliate. Guarda come brillano gli occhi alla mia bambina. Non avrei mai pensato che avreste trascorso la giornata a sbaciucchiarvi e a tubare, lasciando a noi poveretti tutto il lavoro più faticoso. Oh, no, sì, 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 sì. Ogni scusa è buona per non darci una mano. E questa è la migliore di tutte. Senti, Milagros, conviene di mandare i baci più tardi, perché qui ci sono... Sì, ci sono troppe persone invidiose del nostro amore. Oh, basta, avrete tutto il tempo. Anche a me. Anche a te, eh? Oh, non so se permettetemi di andare a cercarli. Mi dispiace, ma non è possibile, tenente. Grazie ad un servo troppo chiacchierone, abbiamo potuto scoprire che un gruppo di ribelli sta organizzando un'azione contro il governo. In questo delicato momento voi siete necessario qui a Santa Maria. Ma, signore, io sono... Un soldato deve pensare innanzitutto alla salvezza della patria. Adesso il vostro posto è qui. In quanto a quel selvaggio di cui mi avete parlato, vi posso assicurare che non resterà impunito. Quando avevo più o meno la tua età, sai che cosa mi piaceva tanto fare? Cosa? Io mi alzavo molto, molto presto, quasi all'alba. E in silenzio, senza che nessuno mi vedesse, andavo subito dal mio Nafueltu. Nafueltu? E chi era? Il mio cavallo. Era fiero, bellissimo. Aveva il pelo del colore del sole al tramonto. Gli mettevo la sella e facevo una lunghissima galoppata attraverso i campi finché non arrivavo al torrente. E allora mi sedevo sulla sponda e mi divertivo a giocare con l'acqua schizzandomi dappertutto. E tua madre non ti sgridava? No, lo faceva anche lei tutte le volte che poteva. Sì, siamo stati felici a Villa Speranza. Molto felici. E sono sicuro, Giuliano, che anche noi tre lo saremo tantissimo. Verrai allora? Sì, verrò. Mm-hmm. E il circo? Beh, in quanto al circo, dobbiamo sentire cosa pensa Milagros. Però io credo che sia già in ottime mani. Itana e Gioacchino. Chi meglio di loro? Sì. Questo devo mettere... Mi sembra che stia venendo molto bene. Oddio mio, sono così agitata. Mi tremano persino le mani solo al pensiero che la mia bambina fra poco sarà sposata. Sposata, hai detto? Come sarebbe? Ah, no, Gioacchino, non fare l'uccellaccio del malaugurio. Perché hai usato tranquilla. Quel tono? Tranquilla. Volevo solo dire che un matrimonio senza un prete non è un matrimonio. Santo cielo, hai ragione. Dobbiamo far venire anche il prete, vero? E credi che un prete voglia sposare un indio? Gitana! Sai bene che Catriel non è cristiano. E che cosa te lo fa pensare? Catriel porta sempre con sé un crocifisso. Ci sarà pure un motivo, no? E questo crocifisso, Giuliano, lo porto con me dal giorno in cui sono nato. Ma allora tu sei cristiano? E perché somiglia a un indio? Io non somiglio a un indio. Sono un indio. Già, ma questa croce? La croce, eh? È un mistero. È un mistero che non sono mai riuscito a svelare. Mi capisci? Sì, ti capisco. Ma chi non capirà niente sarà il prete. E perché? Perché se ti sposi con Milagros ci sarà anche un prete, no? E non credo che gli piacerà molto il fatto che il crocifisso sia un mistero. Beh, spiegherò al prete come stanno le cose. Vedrai che lui capirà. Non ci sarà niente da spiegare. E il prete? Il prete non ci sarà. Milagros. Tesoro, so che per te è importante la benedizione della Chiesa. Non te la posso certo negare. Per me la cosa più importante sei tu. Il nostro amore, il nostro futuro. Lo è anche per me. Ma non posso permettere che sacrifichi la tua fede per... No, non è così. Dio può leggere nel mio cuore. E sa che non sacrifico proprio niente. Voglio solo che tu sia te stesso, sempre. E niente e nessuno deve farti cambiare. E neanche una cosa importante come le nostre nozze. Ti amo. Anch'io ti amo. Ti amo follemente. Viva gli sposi! Ah, viva! Ah, Milagros! Hai visto Rosalba e Rinaldo? Ecco, loro non ci sono. Sono andati a Santa Maria. A Santa Maria?
Proprio così, me l'hanno detto alla locanda. Si tratta di una questione di famiglia. Mi secca molto non poter andare a catturare quel miserabile, signor Lynch. Lasciamo che se ne occupino l'esimio signor generale e i miei uomini. Presto li avremo nelle nostre mani. È solo questione di tempo. Madre. Buongiorno, figliolo. Buongiorno. Come stai? Bene, molto bene. Madre, permettetemi di presentarvi il signor Guglielmo Lynch, il mio futuro suocero. Signor Lynch, mia madre. È un onore fare la vostra conoscenza, signora. Il piacere è mio, signor Lynch. Augusto ci ha parlato molto dei suoi genitori, ci ha detto meraviglie di voi e del vostro gentile consorte. E mio padre? Beh... Non ditemi che non potrò ancora conoscere l'uomo di cui mi hanno tanto parlato. È andato a cercare un alloggio, ma io ero troppo impaziente di salutarti e sono venuta subito da te, perché... ho bisogno di parlarti. Bene, bene, conversate tranquillamente. Io devo fare alcune cose. Però vi aspetto questa sera a casa mia. Sarò lieto di avervi a cena. E così avremo modo di concordare la data del fidanzamento dei nostri figli. Siete d'accordo, signora? Sì, sì, certo, signor Lynch. Bene, bene, allora vi aspetto. Augusto. Signora. È stato un piacere. Che cosa è successo? Di cosa mi volete parlare? Perché siete venuta qui da sola? Dov'è mio padre? Signora, finalmente ci conosciamo. Paolo mi ha tanto parlato di voi. Sono Rinaldo Monti. Oh, Rinaldo, ma prego, accomodatevi. Grazie. Questa è una vera sorpresa. Vedete, sono di passaggio in città e... volevo conoscervi di persona, sapere come stavate, specialmente dopo tutto quello che è successo. E volevo anche avere notizie di Paolo. È una storia molto lunga da raccontare, ma lo farò volentieri. Vi anticipo subito che Paolo non lavora più al giornale. Ah, no? E di Catriel, sapete qualche cosa? Lo avete visto ultimamente? Sono andati via tutti, non c'è nessuno in casa. So soltanto che Catriel ha lasciato la città in compagnia di una giovane fanciulla e sembra che sia rientrato in possesso della tenuta. Che strano. Non capisco. Ma è successo qualcosa di grave? Perbacco, signorina. Questo articolo mi sembra... come posso dire... davvero provocatorio. Provocatorio? Dice la verità. Sì, 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 è la verità. Può darsi che voi abbiate ragione, signorina, però il tono e gli aggettivi che voi avete utilizzato nel descrivere il popolo degli Indios sono altamente pericolosi. Sono gli Indios ad essere pericolosi. Bisogna stare molto attenti con loro. È soltanto questo che voglio dire nel mio articolo. Sì, sì, lo capisco molto bene, però mi permetto di ricordarvi che non è questa la linea del nostro giornale. Non sarà la linea che abbiamo seguito finora, ma il giornale è mio. Perciò mandatelo subito al tipografo e fatelo pubblicare. In caso contrario, mio stimato Carly, sarete costretto a trovarvi un altro lavoro. Va bene. Avete vinto. Ma vi ripeto che sbagliate se pubblicate questo articolo. No, Carly, non mi sbaglio affatto. Io voglio che tutti si rendano conto di quanto sia pericoloso avere vicino degli Indios. Voglio che ogni padre tremi per le proprie figlie e ogni giovane fanciulla per la sua purezza. Io voglio dare a quel selvaggio una lezione esemplare. Bellissimo. Mm.
Ti prometto che sarà un matrimonio meraviglioso. Lo so. Se tu sapessi quanto mi sento felice. So anche questo. Perché provo la stessa cosa. Però a volte sento una tale agitazione che mi impedisce di respirare. Perché, tesoro, no? Amore mio, nessuno. Nessuno ci impedirà di essere felici per tutta la vita, lo prometto. Scusate se vi interrompo. In paese ho trovato un giudice di pace. È piuttosto vecchio e ha rare occasioni di celebrare matrimoni. Però ha promesso di venire questa sera. Grazie. Questa sera... Questa sera... Mi sembra che manchi ancora così tanto tempo. Poche ore. Poche ore soltanto. Figliolo, tra qualche ora io e tuo padre andremo a chiedere in tuo nome la mano di una fanciulla. Dovremo dire che ne sei innamorato e che la renderai felice. Ma io non posso mentire. Non voglio mentire a quelle persone. Padre, l'hanno trovata? Avete notizie della mamma? Per adesso nessuna, figliola. Nessuna notizia? Ma com'è possibile? Se mia moglie non vuole che la troviamo, sarà molto difficile poterlo fare. Dobbiamo andare tutti a cercarla, padre. Non possiamo aspettare che i vostri uomini... Lucia, adesso non possiamo. I genitori di Augusto si trovano a Santa Maria. E questa sera verranno a cena qui. Questa sera? E che cosa diremo della mamma? Niente. Nessuno dovrà parlarne. Tutti dovranno credere che tua madre è partita per un viaggio. È la soluzione migliore. Padre, se aspettassimo il ritorno della mamma... Non mi sembra conveniente, mia cara. Sai bene in quali condizioni si trova in questo momento. Non vorrei certo che ti rovini una riunione così importante come quella di stasera con qualcuna delle sue stravaganze. Se fosse così, perderei Augusto per sempre. No, madre. Non avete alcun diritto di muovermi questo rimprovero. Ormai sono un uomo. Te lo dico proprio perché sei un uomo, figlio mio. E un uomo non cambia i propri sentimenti dall'oggi al domani. Ah, per favore. Non puoi mentire così a una donna. Lucia non lo merita. Nessuna fanciulla merita una cosa simile. Io non le ho mentito. Voglio fidanzarmi con lei al più presto. Voglio che Lucia diventi mia moglie. E Milagros? Non riuscirai mai a nascondere a te stesso quello che provi per lei. Lo leggo nei tuoi occhi tristi, ragazzo. Io non l'amo più ormai. L'ho dimenticata. Non mentire. Anche se così fosse, madre, non ho alcuna intenzione di passare tutta la mia vita ad aspettare una donna che non mi ama. Non parliamone più. Il mio futuro è vicino a Lucia Lynch. Zia, sono così nervosa. Spero proprio che vada tutto bene. Ma certo che andrà tutto bene, vedrai, sarà una splendida serata. Sono sicura che i genitori di Augusto saranno simpatici come il loro figlio e che tu gli piacerai moltissimo. Sono molto preoccupata per la mamma. Sì, certo, anch'io sono molto in pena per lei. Che cosa credi?
Cerco di farmi forza in ogni modo. Non voglio rovinare questa serata così importante per il tuo futuro. Ma non preoccuparti. Guglielmo la sta facendo cercare e la troverà. Svegliata, state molto meglio. Dove mi trovo? Siete nel convento dell'Assunzione. Siete in salvo. E Lucia? Come sta Lucia? Sta bene. È in perfetta salute. Non dovete preoccuparvi per lei, né per lei né per nessun altro. Che cosa è accaduto in questi giorni? Che è successo a Catriella? Catriella è partito. Insieme a Milagros. D'ora in poi non avranno più problemi, zia. Voglio che domani stesso vi mettiate alla ricerca di quell'indio. Vi consiglio di portare con voi anche abiti civili, nel caso passaste la frontiera. Seguiremo il vostro consiglio. Almeno per quelle due creature la vita comincerà ad essere meno amara. Anche per voi, zia. Non potete negare che vi sentite meglio. Carlotta, chi mi ha portato fin qui? È stato Mariano. Gliel'ho chiesto io. Non potevo far altro per voi. Certo, capisco. Ascoltate. Nessuno sa che vi trovate qui. E nessuno lo saprà, a meno che voi non lo vogliate. No, no, no. È molto meglio che resti nascosta. Fino a quando avrò preso una decisione riguardo a quello che devo fare. Non abbiate paura. È la suora che si prenderà cura di voi. Buonasera. Buonasera. Carlotta, si sta facendo tardi. Fra poco chiuderanno il portone. Bene. La sorella si occuperà di voi, zia. E io verrò a trovarvi ogni volta che mi sarà possibile. Non vi abbandonerò. Ti prego, cara, fammi sapere appena potrai quello che succede. Potete fidarvi di me. Farò in modo di tenervi sempre informata. Arrivederci. Grazie. Arrivederci, sorella. Vedo che vi sentite meglio. Ah, sì, sorella. Ho ripreso un po' di forze. Un po' alla volta vi rimetterete completamente. Sapete, io e le mie sorelle abbiamo pregato per voi. E vedo che il Signore ha ascoltato le nostre preghiere. Questa sera avete un ottimo aspetto. Spero di non arrecarvi troppo disturbo, sorella. Ma noi siamo qui per questo, per aiutare il nostro prossimo. La Madre Superiore ha deciso di affidarvi a me e io sarò felice di aiutarvi. Il vostro cuore deve essere molto generoso per offrire il vostro aiuto a una sconosciuta. Io vi conosco bene, signora Maria. Vi assicuro che io so perfettamente chi siete. Voi mi conoscete? Io non capisco. Beh, ecco, volevo soltanto dire che a Santa Maria tutti conoscono bene Maria Tebaldi. Però torneremo su questo argomento in un'altra occasione, eh? Verrò da voi più tardi. Che Dio vi protegga. Grazie, Vergine Benedetta, per aver ascoltato le mie preghiere. Oh, grazie per avermi restituito la mia cara Milagros. E grazie per averle dato tanta felicità. E per dimostrarvi che sono una donna di parola. Dal momento che voi mi avete concesso quello che vi ho chiesto, io manterrò la promessa che vi ho fatto. Grazie, Vergine Santa. Grazie. Grazie per tutto quello che hai fatto e per l'affetto che mi hai dato in questi anni.
Sei stata una madre per me. No, tesoro mio, questa volta no. Non deve piangere nessuna delle due, altrimenti saremo impresentabili al tuo matrimonio. No, tu sarai bellissima. Sarai più bella che mai. Tu sarai bellissima, bambina mia dolce. Ma adesso smettila, non piangere più. Sarai la più incantevole delle creature con l'abito da sposa. Sarai radiosa come un mattino di primavera. E sarai ancora più bella al braccio dell'uomo che ti ama tanto. E che anche tu ami, non è sì, vero? Lo amo con tutto il cuore. E voglio bene anche a tutti voi. Te ne voglio tanto, tanto. E voglio che questa sera siete tutti certo, felici. Tesoro. Felici come lo sono io. Sì, proprio come te. Sì, tesoro mio, sì, piccola mia. Sì. Sei bellissima. E poi questo è il colore che ti si addice di più. Grazie. Sintona i tuoi occhi. Non sono ancora arrivati? No. Non capisco. Mio padre ci tiene molto alla puntualità. Avranno avuto qualche contrattempo? Immagino che vostra madre avrà perso delle ore davanti allo specchio. Mia madre è una donna molto semplice, signora Vittoria. Non è avvezza alle pettinature complicate, alla cipria, al belletto. Sì, sì, sarà una donna semplice, ma tutte le madri ci tengono a far bella figura quando si tratta del fidanzamento di un figlio. Signore, sì, posso vero. Servire del liquore? Oh, che bella idea, Domenica. Vieni avanti. Facciamo un bel brindisi. Prego. Grazie. Questa è una serata da iniziare con un brindisi. Lucia, grazie, Domenica. All'unione della famiglia Lynch e della famiglia Pontiero. Salute. 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 Perché non vai a cambiarti, Rosalba? Non posso, Rinaldo. È più forte di me. Senti, ne abbiamo già discusso con Augusto. Ti ha spiegato le sue ragioni. Perciò adesso non possiamo dargli questa delusione, non accettando l'invito dei Lynch. Conosco bene Augusto, so che non mi ha detto la verità. Lo conosco, ti dico, è figlio mio. Capisco subito quando dice una bugia. E capisco quando soffre e cerca di nascondermelo. Va bene, Rosalba, forse hai ragione tu. Però devi permettergli di decidere da solo della sua vita. Io non glielo impedirò. Ma non voglio prendere parte a questa farsa. È solo per questo, Rosalba? Solamente per questo? O non sarà piuttosto per qualche altro motivo che non vuoi confessarmi? Ma certo che è soltanto per questo. E tu lo sai bene quanto me. Si può sapere cosa vorresti insinuare? Avanti. Siamo nei guai, Rinaldo. Non c'è tempo da perdere. Che cosa è successo? Spiegatemi. Dovete scappare, anzi, dobbiamo scappare. Ma per quale motivo, signora Parker? Ditemi quello che è successo. Essere altri ribelli lì dentro. Paolo è stato preso. Ora è in prigione. Se dovesse parlare, noi... Non ce ne sarà bisogno, signora. Non fate movimenti o spariamo. Racconterete tutto al generale. Avanti. Muovetevi.
Non riesco proprio a spiegarmi questo ritardo. Beh, non penso che ci sia motivo di preoccuparsi, non trovate, Vittoria? No, certamente no. Non siate in pena, Augusto. Staranno per arrivare. Sapete, non è sempre vero che sono i figli ad arrivare tardi a tavola. L'unica cosa che mi tranquillizza un po' è sapere che vostra madre non è presente. Sono sicuro che non avrebbe gradito questa situazione. Sono d'accordo con voi, tenente. Tua madre avrebbe certamente trovato da ridire, Lucia. Avanti. Un bel bicchiere di latte tiepido vi aiuterà a fare tutto. Non credo che possa aiutarmi, sorella. Non riesco a smettere di pensare a mia figlia, neanche per un istante. Presto potrete rivederla, appena le cose andranno meglio. Dovete avere soltanto un po' di pazienza. Pazienza, dite? Ne ho avuta anche troppa, sorella. Avrei dovuto essere più risoluta, più determinata, più coraggiosa. Sapete, mi sarebbe piaciuto avere più confidenza con mia figlia, però ho sempre avvertito una specie di rifiuto in lei. Quanta amarezza nelle vostre parole, perché Maria? Avrei voluto essere amica della mia bambina, però credete, fra me e mia figlia, nel corso degli anni si è creato un muro di incomprensioni. E io, solo Dio sa se ho cercato di conquistare la sua fiducia. Però mia figlia, la mia Lucia non me l'ha mai consentito, mai. E io non sono riuscita. Maria. Io adesso non so che ne sarà di lei. Non so neanche se mi sarà possibile riabbracciarla. Beh, roba dell'altro mondo, da non credere, amici miei. Quando Mattia disse a tutti noi che il circo... Gioacchino. Doveva... Che c'è? Gitana, ma che hai fatto? Niente, ho solo mantenuto una promessa. Complimenti, Gitana, siete bellissima. Bellissima? Bellissima è la mia bambina, sposata e felice. Il sogno è diventato realtà, Gitana, e nessuno potrà più distruggerlo. Nella mia qualità di giudice di pace ad Arroggio Seco e per l'autorità concessami dal governatore della provincia, mi accingo a celebrare il matrimonio di Milagros e Catriel. Due figli della nostra terra che hanno deciso di amarsi e di proteggersi per il resto della loro vita. Secondo la formula di rito, io, Alessandro Lorenzi, giudice di pace della provincia, chiedo a voi, Catriel, volete prendere in moglie la qui presente Milagros?
Sì, lo voglio. E voi, Milagros, volete prendere per marito il qui presente Catriel? E promettete di amarlo e onorarlo finché morte non vi separi? Sì, lo voglio. Vostra figlia sarà felice, credetemi. No, no, sorella. Lucia non potrà mai essere felice insieme a un uomo che non l'ama, che mira solo al denaro della sua famiglia e ad imparentarsi con Guglielmo Lynch. Forse lo giudicate male. No. No, sorella.